Come ogni anno, da tradizione, preparo il migliaccio napoletano. Un dolce molto semplice a base di semolino, ricotta e zucchero. Ha una consistenza umida e cremosa che si scioglie in bocca. Versare il latte in un pentolino con il burro e la scorza di un'arancia e di un limone. In alcune ricette si aggiunge una parte di acqua, ma io preferisco utilizzare solo latte. Il latte dovrà sfiorare il bollore. E a questo punto eliminare la scorza degli agrumi. Tenere la fiamma molto bassa e versare a pioggia il semolino. Continuando a mescolare il composto, bisognerà ottenere una consistenza cremosa. Questa ricetta ha subito delle variazioni nel tempo, infatti anticamente si utilizzava il miglio al posto del semolino, da qui il nome migliaccio. Bisogna ottenere una consistenza cremosa e possibilmente senza grumi. Se dovessero presentarsi dei grumi, consiglio di utilizzare un pochino uno sbattitore elettrico. E mentre il composto intiepidisce, prepariamo la crema a base di ricotta, zucchero e uova. Quindi unire ricotta e zucchero e iniziare a lavorare il composto fino a renderlo cremoso. Utilizzare 5 uova a temperatura ambiente di taglia media, se dovessero essere più grandi vanno bene anche 4 uova. Aggiungere un uovo per volta. E dopo aver incorporato tutte le uova, aggiungere il semolino. E intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Consiglio di aggiungere 2-3 cucchiai di semolino per volta in modo da amalgamare il composto in modo uniforme. Questa volta, per questioni di tempo, ho utilizzato la mia planetaria. Ovviamente la ricetta verrà benissimo anche utilizzando un semplice sbattitore elettrico oppure una frusta a mano. Ho deciso di profumare questo dolce utilizzando un pochino di liquore strega. In alternativa va benissimo l'estratto di vaniglia, una bustina di vanillina oppure anche la cannella in polvere. Versare il tutto all'interno di uno stampo da 26 cm di diametro e via in forno preriscaldato a 180 gradi per almeno 60 minuti. Modalità forno statico. E se la superficie diventa troppo dorata, aggiungere un foglio di carta alluminio. Al termine della cottura lasciar raffreddare il migliaccio un pochino in forno semiaperto. Il migliaccio è pronto e consiglio di gustarlo con qualche ora di riposo. Vedrete che sarà ancora più buono. Spero che questo video vi sia stato utile e fatemi sapere nei commenti se avete mai preparato questo dolce e cosa ne pensate. Io intanto vi auguro un buon carnevale e vi aspetto al prossimo video. Trovate la ricetta anche sul mio blog Benessere e Gusto.